È lo stesso ministro degli esteri Antonio Tajani a chiedere riservo e discrezione nei confronti della famiglia. Ma erne di Martellago, in provincia di Venezia, nella casa dove risiede Angelo Zen, l'unico italiano che risulta disperso in Turchia, nelle zone colpite dal terremoto. Le imposte sono chiuse e quando ci si avvicina scatta l'allarme. La moglie di Zen ha chiesto espressamente riservatezza, sono ore di comprensibile angoscia. Non abbiamo alcuna notizia di questo nostro concittadino. Ecco, l'unico appello che io faccio dopo aver parlato anche con la famiglia è quello di non andare a cercare notizie all'abitazione del signor Zen. Sarà la Farnesina, siamo d'accordo con la famiglia, che darà tutte le notizie. Siamo in attesa di notizie più certe e sicuramente saremo in contatto con la famiglia appena sapremo qualcosa. La Farnesina vi ha fatto qualche comunicazione, che lei sappia, anche attraverso la famiglia? No, la Farnesina non abbiamo contatti, i contatti c'è la Regione, il Presidente Zaia, quindi ci attendiamo a loro per capire qualche notizia in più. Questo vostro concittadino era in Turchia, nella zona dell'epicentro del sisma, per motivi di lavoro? Sì, era lì per lavoro, aveva un incontro il giorno dopo, però la domenica mattina alle 4 sappiamo cosa è successo, speriamo che sia solo un problema di contatto, quindi non riusciamo a raggiungerlo. Ci auguriamo che torni a casa prima possibile per riabbracciarlo, soprattutto prima la famiglia e dopo noi come comunità. La famiglia ha chiesto una certa discrezione. Sì, la famiglia ha chiesto riservatezza ed è giusto che sia così. Speriamo che appunto si risolva prima possibile e quando Angelo tornerà a casa siamo pronti a fargli una bella festa. Per domani abbiamo organizzato insieme al parroco di Marne Don Siro una messa appunto con la speranza di rivedere Angelo prima possibile a casa.